Benvenuti nel nostro canale. Prima di iniziare il video ti ricordiamo di iscriverti, lasciare un like e attivare la campanella per non perderti tutti i prossimi aggiornamenti. Ore di grande apprensione hanno segnato la permanenza di Nino Frassica, il celebre attore e comico italiano, nella suggestiva città di Spoleto. L'artista si trova nella cittadina umbra per le riprese della nuova stagione della popolare serie televisiva, Don Matteo, un evento atteso dai fan di tutto il paese. La serie, che ha debuttato nel lontano 2000, ha sempre mantenuto un seguito fedele grazie al suo mix unico di commedia, dramma e mistero. E con l'arrivo della nuova stagione, i telespettatori possono aspettarsi avvincenti avventure del parroco amatissimo, ora interpretato da Raul Bova. Tuttavia, in mezzo a questa eccitazione, una brutta sorpresa ha colpito Nino Frassica, noto per il suo ruolo come vicecomandante dei carabinieri, il maresciallo Cecchini. Il comico ha fatto un accorato appello sui social media, chiedendo ai residenti di Spoleto e a chiunque si trovi nei dintorni di aiutarlo a ritrovare il suo amato gatto Iro, scomparso il martedì 26 settembre. Frassica ha condiviso il suo dolore su Facebook, scrivendo: «Sono Nino, mi trovo a Spoleto e il mio gatto Iro è scomparso. Non lo troviamo da questa mattina». L'attore è notoriamente legato al suo animale domestico, tanto che ha rivelato che Iro è dotato di un microchip per l'identificazione. Per incoraggiare la collaborazione del pubblico, Nino Frassica ha offerto una generosa ricompensa di 5.000 euro a chiunque riesca a riportare Iro a casa sano e salvo. La comunità di Spoleto si è mobilitata per aiutare Frassica a ritrovare il suo amico peloso, dimostrando una solidarietà toccante. Mentre tutti attendono con trepidazione l'uscita della nuova stagione di Don Matteo, il 18 settembre 2023, il cuore dell'attore è dominato dalla speranza di riabbracciare presto Iro e riportare la gioia nella sua vita. In un mondo spesso frenetico, gesti come questo ci ricordano quanto sia importante la compassione e la solidarietà tra le persone. Lascia un commento alla fine del video e seguici per non perdere i prossimi aggiornamenti. Grazie per averci seguito. A presto con un nuovo video.